ci ritroviamo stasera? Noi ci appropriamo a vivere 12 mesi di cultura in onore dei 300 anni dalla nascita di Paolo Saverio Zitto. Tutte le associazioni, ma maggiormente il Comune, la Regione e la stessa Curia Vescovile, rappresentante della Chiesa locale, sceglieranno in campo per mettere attività per ricordare e solennizzare questo personaggio Paolo Saverio Benzini. Quindi nell'arco dei 12 mesi stiamo attenti, come oggi, guardiamo bene le indicazioni che ci daranno, perché ci saranno più eventi celebrativi e non ne perdiamo neanche. In occasione dei 300 anni dalla nascita del Di Zinno è stato presentato a Campobasso al Museo dei Misteri un giornale edito a cura dell'Associazione dei Misteri con un fumetto sulla storia di Di Zinno, ideatore dei misteri stessi. Un modo originale e con forte impatto emotivo che racconta della vita di un personaggio che con la sua opera I Misteri ha lasciato in eredità un'opera unica. Opera nel cuore di ogni campobassano, nelle menti di tutti coloro che hanno la fortuna di assistere alla processione del Corpus Domini a Campobasso, allorché sfilano le sue opere, gli ingegni, ha lasciato in eredità un senso mistico e voglia di essere partecipi del mistero dei santi, del mistero stesso della vita. Un fumetto allora per raccontare un po' della sua vita, per farcelo conoscere meglio e quindi avvicinarci ancora di più a quelle che sono le sue opere più famose, I Misteri, appunto. Fumetto nato da un'idea del curatore del Museo dei Misteri, Giovanni Teberino, che è stato possibile realizzare grazie anche alla collaborazione dell'artista Luigi De Micheli, che ha realizzato i disegni, grazie ad Andrea Damiano per i testi e le ricerche storiche, nonché a Ilenia Cincindella per il lettering, che, come ha spiegato il bravissimo presentatore Vittorio Carrozza, altro non è che predisporre e organizzare i testi e i colloqui nelle nuvolette dei disegni. Fumetto particolare che ha saputo coniugare varie epoche temporali, spaziando dal presente al passato, nonché intarsiando di tanto in tanto riflessioni e commenti sull'opera stessa del Di Zinno. Il fumetto è stato realizzato con passione e amore, ha saputo farci conoscere, quindi regalarci un personaggio sì caro e amato, presentandolo nella sua veste più schietta e vera, amante della sua città, voglioso di far sì che le sue opere regalassero emozioni e sentimenti veri, sinceri e quel senso mistico e magico che solo la vera arte sa dare, ancora oggi è innegabile essere vivo e presente nel suo lavoro. Una serata presentata da Vittorio che con il suo brio e la sua padronanza della scena ha fatto sì che la presentazione del fumetto diventasse, come sempre, festa di incontro, festa di persone che amano la propria città, le proprie tradizioni e tra queste appunto i misteri del Di Zinno. Sperando di aver fatto cosa gradita, un caro saluto, il vostro Angelo.